Sì, no. Prova. Scuffia, non capita tutti i giorni di perdere, ma di uscire tra gli applausi del pubblico di casa che evidentemente capisce di calcio. Sì, diciamo che per me è una prima volta di uscire sconfitto da una partita, però di uscire tra gli applausi dei tifosi di casa. È sempre una buona cosa, perché comunque vuol dire che hai dimostrato ciò che vali, hai dimostrato quello che durante la settimana metti in prova. E noi diciamo che ne siamo contenti, contenti fino a una parte, perché comunque avevamo sperato alla fine di portare a casa il punticino, di continuare a muovere la classifica, però torniamo a casa con la consapevolezza che bisogna essere concentrati 90 minuti e bisogna non lasciare al caso nessuna palla. Un punticino che sarebbe stato poco comunque, vista la vostra prestazione e viste le tante occasioni da rete che avete divorato. Sì, a mente fredda comunque il punticino sarebbe stato poco, però lì in campo quando sei nella mischia speri che vada come è andata la partita, quindi sullo 0-0. Certo, se avremmo fatto gol, avremmo vinto noi, saremmo qui a parlare di un'altra cosa. Se non sbaglio sono 197 centimetri, è lì che hai messo paura a un tiratore esperto come Crucitti. Sì, paura. Diciamo che con Crucitti anche l'anno scorso ci siamo scontrati. E l'anno scorso me l'aveva segnato, tirandolo dall'altra parte. Quindi quest'anno la mia testa ha pensato che Crucitti, ripensando al rigore dell'anno scorso, avesse voluto cambiare angolo e l'ho parato. Ecco perché solitamente poi il mancino tende ad incrociare. Sì, quasi al 99% il mancino incrocia il rigore. Sul gol poi che ha deciso la partita, probabilmente un'esitazione fatale da parte della difesa, Orlando ha anticipato tutti. Sì, sul gol se andiamo a guardare c'è l'errore a monte, perché sul cross di Bruno siamo usciti in ritardo, non abbiamo temporeggiato, ci siamo fatti saltare troppo facilmente e poi questa palla sporca sul secondo palo, un paio di rimpalli, e non siamo stati bravi a buttarla via, Orlando è stato lesto a buttare la palla in rete. Come ripartite dopo questa sconfitta nel finale? Ripartiamo con la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti. Sicuramente non avremo paura di nessuno in campo, neanche con le prime della classe, perché come abbiamo già affrontato a Cireale e Palermo ci siamo messi in gioco fino all'ultimo e è sempre il campo che decide il risultato e i nostri errori o gli errori degli avversari. Molte squadre preferiscono il portiere under, ecco, un over come te che comunque per una scelta anche di vita rimane a giocare a Roccella, come vede questa cosa? No, diciamo che a parte la scelta di vita, comunque quest'anno non c'è stata offerta per me, quindi sono rimasto lì, ma io mi definisco un vagabondo, quindi l'anno prossimo chi mi chiama parto e vado, non mi interessa la piazza, basta che sia sempre calcio giocato e divertimento. E dicembre? Quest'anno ho sposato la causa Roccella, ho deciso di rimanere a inizio anno perché comunque c'erano dei problemi in società che stanno risolvendo, stiamo tirando tutti la barca verso la stessa direzione, quindi molto, molto probabilmente al 100% rimarrò a Roccella per dare una mano comunque ai miei compagni.